E comunque ho comprato Final Fantasy XV, ho pagato 40-45 sacchi, manco mi ricordo di preciso. Fate che l'ho pagato 10 volte di più di quello che pago i giochi in generale, eh. Poi scendo al supermercato a fare la spesa e spendo esattamente la stessa cifra, ma la cosa stranamente non mi crea problemi morali. Ma andiamo oltre. Il gioco è figo, eh. Figo, 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 ed esattamente per questo motivo che adesso passerò i prossimi minuti a parlare in maniera fastidiosa delle cose che ho trovato poco plausibili e mi hanno fatto sorridere. Dunque, perché in un mondo che inneggia alla pari opportunità, questo gioco ha 4 maschi bianchi che variano dalla modalità pedo alla modalità persona esigente in ambito intimo? Perché la prima donna che appare nel gioco istantaneamente le tette di fuori ed è una meccanica porca? Perché parla con accento yankee? Voglio dire, parla come Sandy, lo scoiattolo di SpongeBob, e non è una cosa particolarmente sexy. Come cavolo è possibile che il re, che è fatto come una persona normale, abbia messo al mondo una bambola gonfiabile emo kawaii? Perché il re decide di salvare suo figlio dall'invasione del male mandandolo a fare una scampagnata con 3 imbecilli? Perché esiste già una parodia porno di questo gioco ed è un porno etero? Voglio dire, i protagonisti sono 4 maschi, se proprio vogliamo farci ispirare dal gioco in sé, la cosa si scrive praticamente da sola. Perché i protagonisti hanno tutti una spada, tranne uno che ha una pistola che fa molto meno danni della pistola a molla che sparava ventose che ho vinto a Luna Park quando avevo 11 anni? Voglio dire, con quella un altro po' ci ammazzavo mio nonno e non sto scherzando, lo giuro su Dio. E comunque, che prodotti per capelli usano i protagonisti? Non li vedo mai farsi una doccia o mettersi del gel, eppure, voglio dire, hanno dei capelli che vanno contro ogni legge della fisica, e se davvero in questo universo fantasy esistono parrucchieri magici che fanno acconciature permanenti, e non intendo boccoli, intendo perenni, che possono durare in eterno, perché non hanno spalmato la barriera esterna della città di gel per capelli prima che il male invadesse? Tra l'altro il gioco è preceduto da un film in computer grafica che non è niente male, Kingsglaive, che fa un ottimo lavoro nello stabilire lo status quo di questo mondo per poi cagarci letteralmente sopra una volta che inizia il gioco e vedi quali sono i protagonisti di esso, mentre nel film il protagonista è un eroe della guardia del re, istantaneamente più verosimile sia a vedersi che nei comportamenti, peccato che sia doppiato da Aaron Paul, ovvero Jesse di Breaking Bad, e in tutto il film non dice bitch neppure una volta, che è un po' un'occasione persa. Ma soprattutto, perché avete rotto tutti quanti i coglioni dicendo il combattimento non è più a turni, non è più Final Fantasy, gna gna gna, quando nel primo tutorial del gioco vi viene detto che potete attivare la modalità attesa nel combattimento, che essenzialmente mette il combattimento in pausa durante ogni momento morto per lasciarti decidere la prossima mossa, di fatto rendendolo assolutamente identico al sistema di combattimento di Final Fantasy XII, che ok, faceva cagare, ma ve lo siete già dimenticati tutti quanti, voglio dire, non capisco come nessuna delle recensioni che ho visto ne abbia parlato, ma va bene così.